volta scorsa! Abbiamo rubato, abbiamo fottuto, abbiamo magnato, abbiamo bevuto. Siamo ricchi, siamo fottutamente ricchi, perché abbiamo rubato tutto. Venite fuori, Fufie Bobby, dai che c'è la tappa. Fucile della vittoria aggiunto, ecco. Dogmeat cerca un'arma tra quelle presenti in quest'area. In quest'area c'è il fucile della vittoria, anche se bloccato dentro questo armadietto. E ce l'ha dato, ce l'ha consegnato, chiave in mano. Quindi noi, senza avere l'abilità scasso portata 100, che era l'unico altro sistema per ottenere il fucile della vittoria, abbiamo ottenuto il bellissimo fucile della vittoria. Temo che tu stia portando troppi schiavi rispetto a noi. Ora Eulogy è incazzato perché non siamo bravi come te. Ah, cazzi vostri. Prima regola. Non si scherza con il fottuto maestro. Ehi, che cos'hai sulla faccia? Ehi, hai una scarpa slacciata. Vuoi andare a piangere dalla mammina? Vieni, vieni, vieni. Questo è il mio bastone di tuono. Ah, yeah. Sei morto, bastardo. È morto, praticamente è morto, ma è in piedi, minchia. Sta cosa mi fa impressione. È la Madonna, è la Madonna. Questa è la maschera della mia gang, la Sudden Death Overtime. Io sono il capitano, il portiere Ledoux. Va bene, abbiamo preso sta merda di maschera da occhio di Ledoux, di cui parlavo da 50 gameplay. Torniamo a Rivet, da Rivet a Megaton, e prepariamoci per andare nel pit, dove finalmente prenderemo gli Stilingot per ottenere comunque anche la corazza tribale. Ci vediamo al tunnel che porta al pit. Procurati tutto il necessario per il viaggio. Questa volta! E siamo pronti! Siamo pronti, siamo pronti! Siamo finalmente pronti per la parte 6 della guida di Fallout di Manneschiarini, la guida non ufficiale di Fallout. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Siamo appena entrati nel tunnel. Prima di andare c'è un'ultima cosa. E siamo qui, gente, dice, perché ci hai messo un po' così tanto tempo per farlo? Mo' ve lo spiego, finiamo sto dialogo perché sono due palle. C'è Werner che ci parla. Oh bello, adoro le sorprese. Di che si tratta? Tanto bevo. Rilassati, tu non c'entri. È il tuo compagno. I rifornimenti bastano per due. Dobbiamo abbandonarlo. E poi non abbiamo bisogno di quel coso lì che ci sta attaccato come una zecca. Attirerebbe solo attenzione su di noi. No, povero cane cagno. Davvero non può venire? No, non può. Potrai vederlo di nuovo quando tornerai. Dai, andiamo. Beh, ci informa che i nostri companions, cioè il cane e Caronte, non possono venire con noi al pit. Comunque, io mi ero svuotato del tutto, tranne il fucile della vittoria e qualche granata. In realtà il fucile della vittoria non ci serve, per cui torno un attimo a Megaton e mi svuoto proprio completamente, mi porto dietro al massimo qualche mina. Allora, vi spiego perché ci ho messo così tanto tempo. Vabbè, avrò avuto un po' i cazzi miei, no? Sono andato in vacanza in Basilicata, poi a Ferragosto sono andato nel centro benessere che ho vinto grazie ad Angelo Cattaneo, canale 11, perché vabbè, oltre ad andare in trasmissione avevo partecipato al gioco, si vinceva l'ingresso al centro benessere, siamo andati io e la mia ragazza. Poi sono stato in Basilicata, magnà, beve, mi sono sfondato del magnà, eccetera, eccetera. E quindi ci ho messo un po' più del previsto, poi ho avuto da fare, vabbè. Però, come promesso, eccoci qui con la parte 6 della guida. Allora, come dicevo, intanto prendo l'acqua dal robot perché fa sempre bene. Dammi un'acqua purificata, vorrei qualcosa da bere. Ok, basta. Esci, robot del cacchio, non esce più, c'ho il mouse sul fondo. Se ti serve qualcosa. Allora, deposito il mio fucile della vittoria nell'armadietto degli oggetti unici, dov'è? Perché dobbiamo essere liberi da tutto il peso possibile, quindi mi porto però dietro solo delle mine. Allora, mine a frammentazione, ed è il consiglio che do anche a voi, portatevi tutto. Ma non nel mio brain, cioè no, portatevi tutto tranne le mine a frammentazione. E poi si va finalmente nel pit, perché questa è guida Fallout 3 più DLC, guida ufficiale, e poi non ci sono... Dove sta? Mina a frammentazione, madonna, mi sono rincoglionito. Basta che uno stia un mese senza giocare e non sa più fare niente. E ovviamente cosa vado a fare? Vado a fare la missione più pericolosa da solo a livello 8 nel pit. Mi guarisco da solo a livello 8 nel pit senza i miei companions, ma vabbè, tanto io sono tanto figo. Caronte caro, ti dovrò lasciare, vabbè.
Allora, ho letto tante cose, ho letto un po' la biografia di Lewis Carroll. Diceva che Lewis Carroll aveva un aspetto lezioso. Voi dovete capire che uno come me, se legge un aggettivo come lezioso, cioè una cosa che gli cambia la vita. Dice, Lewis Carroll aveva un aspetto lezioso e azzimato. So cos'è? Questa guida sarà leziosa. Il cane cagno è lezioso. Werner... Prima no, c'è l'ultima cosa che hai già detto prima. Basta, Werner, veramente basta. Verme. Dai. Bene, Werner è un po' azzimato, ma va bene. Finalmente si prende e si va nel pit, gente. Sto che stavate aspettando solo questo. Questo tunnel porta a una fitta rete di tunnel e vecchie strade che vanno verso nord-ovest, dove c'è il pit. Il viaggio sarebbe lungo e faticoso, i rifornimenti scarsi e non potresti tornare prima di aver completato le tue missioni. Vuoi davvero andare nel pit? Vado nel pit. Caronte e Dogmeat ci aspettano nella zona contaminata della capitale. Siamo soli, Werner ci accompagna. Werner sarebbe fortissimo, ecco, ci avvisa. Dogmeat sta aspettando fuori dal Vault 101. Caronte ha fatto ritorno al nono cerchio. Questo è utile. Se perdete Caronte nella mappa, vi basterà andare ad un'espansione e Caronte ritornerà al nono cerchio. È una cosa molto utile. Se perdete comunque Caronte o altri. Vabbè, si va. Seguiamo Werner. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Lasciamo parlare lui. Seguiamo Werner in religioso silenzio. Intanto vedete noi come siamo messi. Siamo proprio equipaggiamento minimo. Spianati come la cacca, senza oggetti, senza... non possiamo fare nulla, non possiamo combattere. Io mi nasconderei qui dietro questi pilastri di cemento e aspetterei di vedere cosa succede. Ehi, ehi, che ci fate qui, ragazzi? Potrei chiederti la stessa cosa. E hai molti di fegati che volano per aria qua, Werner? Sì? Beh, credo che sia questa la differenza tra di noi. Io ho fegato da vendere. Mi abbasso perché la sparitoria che segue questo dialogo è pericolosa. Werner è praticamente Jena Plinskin misto a Clint Eastwood. Uccide tutto e tutti con un singolo colpo della sua fidata Magnum. Non è riuscito a uccidere quello là, però. Werner, dai, fatti valere, Verme. Bravo. Seccalo con un colpo. Vedete, vedete che potenza, Werner. Questo è l'ultimo errore che commetto. Beh, cioè, spara anche battute fighe, poi spara i cadaveri, cioè è come Italian Spider-Man, Werner. Se la prende contro un cadavere. E che t'ha fatto, Werner? Ma calmati, cazzo, c'è nevrotico. Saccheggiamo i cadaveri, ma non rubiamo più di tanto, al massimo munizioni, psycho, importantissimo. Ricordiamoci che non abbiamo neanche i nostri steampack, non abbiamo, cioè non avremo, adesso ancora ce li abbiamo. Ma quando ci troveranno quelli del pit, ci sequestreranno tutto, per cui non avremo nulla, saremo proprio completamente indifesi. Comunque, vedete, ci ho messo tanto, anche perché poi era agosto, facevo, oltre ad andare in giro, vabbè, facevo un caldo della Madonna, il computer continuava a crashare, Fallout stesso è un gioco che di natura... e ha dei crash del cacchio. Adesso ho dovuto mettere il PC offline, fare un sacco di cose, tweakare, stratweakare, e vedete, io le cose o le faccio bene o non le faccio. Non mi era piaciuta la parte 5 della guida perché c'erano stati 3 crash e avevo perso molto tempo andando in giro per cercare una cosa, infatti è venuta più lunga delle altre. Di solito venivano 2 ore e mezza, 2 ore e 20, 2 ore e 10, quella era venuta quasi 3 ore. Non mi andava poi di... mi stufavo dopo un po' a fare tutte queste cose con questi crash. Invece adesso, siccome abbiamo... non fa più quel gran caldo, quindi la scheda grafica non è più sotto stress. Si può tranquillamente fare un gameplay anche bello lunghetto, con fraps sotto, eccetera, eccetera. Dai, vabbè, Verne, andiamo, Giulio Verme. Dobbiamo... ha talmente fretta, cioè... dobbiamo aprire questo cancello qui... e lo può aprire solo Werner. Ovviamente lui se la prende comodissima, anzi non cammina nemmeno se io non gli sto a fianco praticamente. Cammina, gli devo stare a 2 centimetri o non cammina. Che rottura dei coglioni, questo è più rottura dei coglioni l'ingresso. Comunque in questa parte della guida vedrete che me ne vado a raccogliere le 100 sbarre d'acciaio, che combatto nell'arena del pit, poi mi fermo perché arrivato quel punto dovremmo già essere circa 2 ore, 2 ore e 20.
E poi la seconda parte delle avventure del Pit le farò nella parte della guida numero 7, che a sto punto non si sa quando sarà fatta. Fin qui non ho avuto problemi. Ora per uscire dovrai guidarmi tu. Se ti vesti come uno schiavo dovresti riuscire a oltrepassare i cancelli senza problemi. Quando sarai dentro trova una schiava di nome Midea. Lei saprà come aiutarti. Ricorda, il tuo obiettivo è di raggiungere Ashur e trovare la cura. Quando l'avrai ti contatterò. Ok. Possiamo dirgli, davvero non posso portarmi un'arma, ma non ci conviene portarci nulla perché tanto poi ci perquisiscono, ci trovano le armi, ci danno un sacco di botte, lasciamo stare. Diciamo, entrare e trovare Midea, capito? È tutto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Bene, a questo punto non ho più le mie armi, non ho Caronte, non ho Dogmeat, non ho una corazza, sono conciato come la merda. Sono a livello 8, per cui e gioco in modalità, vi faccio vedere che sono così figo, che gioco in modalità molto difficile. Perché voi potreste pensare che io tolgo la modalità molto difficile quando no. E niente, è da un mese che non gioco, quindi non sono più abituato e basta. Chiaramente vado a fare la parte più difficile. Comunque, saliremo un po' di livello, dato che dovremo uccidere tutti i nemici da soli e sfrutteremo le munizioni e gli steampack che abbiamo risparmiato grazie alla presenza di Caronte e Dogmeat, quindi in maniera indiretta il nostro amicone Caronte sarà sempre presente con noi. Vado qui, mi fotto questi Radaway che sono molto utili. Ci sono delle scatole metalliche vuote. Camminiamo nel perimetro perché in quella parte là ci sono dei predatori, rimanendo belli accucciati e quindi nascosti. Mi sono portato dietro granate e mine, ora vi faccio vedere perché. E niente, dicevo, salirò di livello. Nella parte numero 5 della guida sono salito di un solo livello, dal livello 7 al livello 8. Se vi interessa vedere come ho attribuito i punti e che abilità ho preso, andatevi a vedere la parte 7. Comunque diciamo che a questo giro dovrei salire almeno di due livelli e arrivare a livello 10. Là ci sono dei nemici, non ci vedranno, non ci spareranno. Entriamo nel ponte, questo ponte è un diretto riferimento a 1997 Fuga da New York, ci sono carcasse di auto e mine. Noi stiamo attenti alle mine. Più avanti c'è un cecchino. E qui nel ponte ci sono anche cani feroci, ma noi abbiamo le nostre fide granate che dovremmo lanciare per far scoppiare tutto, perché sti cagnacci ovviamente a sto punto ci possono già uccidere. In caso di emergenza abbiamo il nostro fidato Stealth Boy, ma lo userò quando arriverò proprio sotto al cecchino. E ci vuole per forza lo Stealth Boy, gente, se non lo usiamo in questo punto qui non vedo in quale altro momento del gioco lo potremo usare. Rattotampa, giù la prima bomba, senza esitare proprio. C'è pure un cane. Boom, dai, scoppia stronzo, scoppiate tutti. Sono scoppiato pure io, infatti. Madonna, rischiavo di morire già così. Bombardiamo i cani sperando di far esplodere tutto. Anche se questo dovrebbe allertare il cecchino. Insomma, non voglio morire proprio qui subito. Ecco! Fantastico, abbiamo fatto esplodere tutto. Io faccio esplodere tutto, così siamo sicuri che altri animalacci non ci interromperanno. E le mine, anche le mine dovrebbero essere esplose, le mine che insidiavano il ponte, quindi anche se ci davano più 5 punti esperienza disinnescando ogni mina, ce ne siamo liberati e ciò non è male. Lassù in quella impalcatura c'è un cecchino e noi dobbiamo stare, ecco, lo vedete anche sulla barretta della percezione, noi dobbiamo stare molto attenti. Camminare nascosti non basterà, anche perché ci sono mine e tutto il resto, sarà un casino. Uso lo Stealth Boy. Lo Stealth Boy mi rende invisibile, come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Quindi vado avanti, sicuro. Oddio, una mina. Aiuto. Sicuro che il cecchino non mi farà nulla. Andiamo avanti disinnescando mine, 5 punti esperienza o 10 a ogni mina disinnescata, che non fanno comunque schifo. L'esperienza è bella cosa, però sbrighiamoci perché intanto raccattiamo altre mine perché ci servono, è un'arma che useremo poi. Andiamo avanti, voltato quell'angolo il cecchino non ci darà più problemi, stiamo attenti ad essere abbastanza veloci perché lo Stealth Boy ha un effetto comunque limitato.
degli altri schiavi arrivano, ma subiscono l'effetto delle mine. Non ce la fanno a scappare, i poveretti. Noi, tornando indietro, veniamo confusi per uno degli schiavi fuggiti che ha deciso di tornare indietro, e veniamo così presi, anche se siamo completamente invisibili. Loro giustamente ci riescono a vedere. C'ho una gamba crippled, c'ho un arto menomato. Questo tizio qui comincia a dire: ecco, uno di quelli che è tornato indietro, ci ha ripensato, bla bla bla. Insomma, ci fanno entrare al pit, però ci sequestrano tutto il nostro equipaggiamento. Ecco perché ho lasciato tutto a Megaton, perché poi dopo, prendendo le sbarre d'acciaio, vinciamo dei premi talmente pesanti che ci riempiono tutto l'inventario. Quindi, se poi quando riotteniamo l'equipaggiamento avremmo dovuto prendere anche tutto quello che avevamo prima, non saremmo più riusciti a camminare, nonostante l'abilità schiena resistente e oggetti che aumentano la forza. Un altro schiavo è tornato indietro, eh? Cosa c'è? Non ce l'hai fatta oltrepassare il ponte. Una fortuna che non ti spacchi il culo. Grazie. Perché dovrei? Aspetta. Ecco. Ma che... Oh, guarda qui. Dove hai preso tutta questa roba? Non importa. Ora è mia. Grazie, Verne. Oggi ho proprio avuto una botta di culo. Ora torna dentro e lavora. La prossima volta ti darò in pasto ai tuoi... Molto raffinato. Va bene, siamo entrati al pit senza farci uccidere nel ponte. Parliamo con questa. Che peccato che sei di ritorno. Significa che mi sono perso la tua corsa. Entriamo pure nel pit. Vedremo che bel posto che è sto pit. Siamo ancora invisibili, ma ovviamente loro ci hanno catturati. Un po' di incongruenza, ma vabbè. Come vedrete, comunque sono molto bravo a raccogliere sbarre di acciaio. Vedete che bel posto, ci sono degli schiavi dappertutto, depressi, ci sono questi gli schiavisti, c'è gente che lavora con quel bellissimo oggetto che è l'ascia automatica. Oh tesoro, non sembri in buone condizioni, posso darti una mano, che ne dici? Sì, curami. D'accordo, facciamo in fretta prima che i capi se ne accorgano. No, la ci cura di tutte le ferite che avremmo potenzialmente subito nel ponte. Se ti fai male, vieni da me, posso aiutarti. Dopodiché andiamo avanti. Come vedete è una specie di campo di concentramento dove la gente viene costretta a lavorare con queste bellissime asce automatiche. Dopo ne otterremo anche noi. Ci sono in giro rottami di ferro, ma per adesso io non li raccolgo. Non raccolgo niente perché ho bisogno dell'inventario libero. C'è bisogno dell'inventario libero. Parliamo con questo che è il filosofo della situazione e mi sta un po' sul cazzo. A tempo debito le cose... Lui crede nel karma, nel destino, nel taoismo, negli alti e bassi. Ehi là, il mio benvenuto nella famiglia. Cita Epicuro anche volendo. Famiglia, siete tutti schiavi, altro che famiglia. Dove è andato a finire il mouse? Il mio mouse. Siamo ciò che vogliamo essere. Una volta ho trovato questo libro nella biblioteca. Midea me ne ha letta una parte. Diceva, un buon viaggiatore non segue piani prestabiliti e non ha l'obiettivo di arrivare. Che significherebbe? Vuol dire che vorrei essere in libertà, ma non posso. E più mi attacco a questo desiderio, più mi dispererò di essere prigioniero qui. E questo lavoro è già abbastanza duro senza fatica aggiunta. A proposito, ora devo tornare al lavoro. Sei messo bene. Comunque, di qua si va al Mill, che è praticamente l'officina principale. Noi dobbiamo andare a cercare Midea. E Midea, se non sbaglio, è di qua, sì, proprio di qua. Eccola lì, la vediamo che si affaccia. È venuta verso di noi. Ti ha mandato Werner, eh? Bene, finalmente ha trovato qualcuno. Non possiamo parlare così all'aperto. Vediamoci a casa mia appena puoi. Parleremo lì. Ok. Lei comincia ad andare verso casa, noi magari anticipiamo un attimo, esploriamo un po'. Beh, non sei uno duro tu. Qua c'è una che serve il cibo, la sbobba. Prendiamo un po' di sbobba. Sì, cosa vuoi? Che fai? Non dovresti lavorare? Sto lavorando, non devi essere qui da molto. Servo schifezze agli altri schiavi. Se vuoi da mangiare, fammelo sapere. La bella notizia è che questa roba è praticamente illimitata. Ma si tratta per lo più di acqua contaminata e carne di troglodita. Ne vuoi un po'? Non l'avrei fatta mangiare neanche al mio cane cagno o a Caronte.
Che mi mancano tanto a sto punto. Dammi del cibo. Siamo al tuo funerale. Ecco qua. Ok, ci ha dato la sbobba, la potremmo usare per curarci, possiamo dormire nei letti, ma non ci interessa. Midea sta arrivando, entriamo in casa di Midea, che è questo posto qui. Nelle cassette postali ci sono tanti oggetti, rottami di ferro. Beh, li potremo raccogliere dopo aver completato le quest del Pit. Io consiglio di non caricarsi troppo l'inventario a questo punto. Sentiamo cosa ha da dire Midea, ci dà la missione di andare nella Stadera, The Mill tradotto in Stadera. Vabbè, io avevo fatto un video sulle traduzioni italiane, andatelo a vedere. Intanto Midea ci mette una vita ad arrivare. Oh, l'hai trovata la strada per casa sua? Che soffri del labirintite! Parliamo con Midea. Ok, ora possiamo parlare, ma dobbiamo fare presto. Ti hanno visto entrare qui, quindi sicuramente ti verranno a cercare se ci metti troppo. Ho un piano per farti entrare nella torre di Ashur. Per ora aspetta, poi dovrai infiltrarti. Ehi, calma. Che sta succedendo qui? Non so cosa tu abbia visto mentre entravi, ma sicuramente le guardie non sopportano i lavoratori che stanno impalati e sono da intralcio. Devi fingere di lavorare molto, altrimenti ti scopriranno subito. E se si avvicinano troppo, vedranno che vieni da fuori. Qualunque cosa sia non sarà un problema, però di che si tratta? Nei pressi del laminatoio c'è un mucchio di vecchie sbarre d'acciaio. Ogni tanto il responsabile le fa raccogliere. In pratica è una condanna a morte e il compito non lo assegnano mai a nessuno. Lo fanno fare a noi. Fanno scegliere a noi. Bastardi. Beh, non mi sembra troppo pericoloso. Lasciami indovinare, la zona è piena di supermutanti? Che diavolo è un supermutante? Che se ne frega. Qualsiasi cosa siano, tutti sbagli di sicuro. Qua è pieno zeppo di trogloditi. Che sarebbe un troglodita? Sono qualcosa che noi tutti speriamo di non diventare mai, ma la contaminazione non risparmia nessuno. Certo c'è chi soffre più e chi soffre meno. Non so cosa tu abbia visto mentre entravi, ma sicuramente le guardie non sopportano i lavoratori che stanno in palazzo e sono da intralcio. Devi fingere di lavorare. Localizzazione schifosa. Altrimenti proprio. Ti scopriranno subito. E se si avvicinano troppo, vedranno che vieni da fuori. E dove posso procurarmi le armi? Non posso esserti di aiuto. Chiedi in giro. Forse puoi parlare con Marco al laminatoio. Lui ha trasformato alcuni attrezzi in armi. Potresti trovare un'arma perduta dai capi nella Stadera. La Stadera? Cos'è stato? Entra un guardiano. Chi è questo schiavo? Niente, signore. Stavo solo spiegando a questo nuovo operaio i compiti assegnati dal responsabile. Ah sì? E quindi lei sarebbe quella che uscirà nella Stadera? Sì, signore. Le ho dato tutte le istruzioni. Sa tutto. 10 sbarre. Il più veloce possibile. Spero tu abbia detto addio. Ok, tempo scaduto. Si torna al lavoro, smerigliatori del cazzo. Ashur nella sua bella torre e noi qua nella merda. Ma vaffanculo, va anche te con sti cazzi di solo 3 ore per un dialogo. Non ce ne frega un cazzo della trama. Noi vogliamo solo, siamo qui solo per prendere le 100 sbarre di acciaio, perché ciò ci dà tantissimi oggetti unici, come la corazza tribale di Ashur e tanti altri. Ci sono tanti oggetti unici in questa espansione, li prenderò tutti, anche il cappello della gente. Però parliamo con questa con i capelli rosa. Così Millie. Mi piace. Un tipo col... Hai visto Wild Bill in giro? Chi è Wild Bill? Wild Bill, a me non mi piace chiamarlo Wild Bill. Per questo gameplay e solo questo gameplay lo chiamerò, per questo walkthrough, insomma, lo chiamerò Carlo Colombaioni. Quindi, chi è Carlo Colombaioni? Bill è un mio caro amico. Perché? Abbiamo lavorato insieme al laminatoio per molto tempo. La settimana scorsa abbiamo scelto qualcuno che ci portasse sbarre di acciaio dalla Stadera e Bill si è offerto volontario. Non voleva che nessuno morisse là fuori. Ma lui è sopravvissuto. Scusate. Non può essere morto. Sembra che tu te la sappia cavare. Potresti cercarlo e riportarlo qui. Certo, ti aiuterò io. Grazie mille. Solo, fa attenzione là fuori. Bill non se lo perdonerebbe mai se qualcuno si facesse del male per cercarlo. Chi hai detto che è Wild Bill? Bill è... Bla bla bla. Devo andare ora. Buona fortuna. Ci dà questa sottoquest di cercare Carlo Colombaioni.
E per cui è importante, noi ci succederà una cosa carina, insomma, offriamoci di aiutarla, perché ci dà 6 steampack, ecco, per farla breve. Al momento vi ricordo che ci hanno sequestrato tutto l'equipaggiamento, quindi non abbiamo neanche niente per curarci, oltre a non avere nessuna arma, abbiamo solo la nostra tuta di schiavo, i brandelli e la sbobba. A livello 8 vado a fare una delle parti forse più difficili che si possano fare da solo, dopo essermi abituato a dipendere dal Caronte e dal cane cagno. Questa specie di officina, acciaieria, è dove lavorano gli schiavi, c'è tantissimo rumore, usano le asce automatiche. Vabbè, andiamo avanti, proseguiamo. Mi sono alzato la medicina fino a un certo punto, tipo 60, non solo per prendere la Perk Cyborg, ma anche perché qua c'è uno schiavo da salvare, e salvandolo otterremo una ricompensa della Madonna. Allora, vediamo, c'è quello lì a terra, morente, salviamolo. Con le giuste, schiavo ferito, con le giuste conoscenze mediche, questo uomo potrebbe essere curato e potrebbe tornare a lavorare, ma le ferite resterebbero. L'unico modo per terminare le sue sofferenze è porre fine alla sua vita. Non faccio niente, pongo fine alle sue sofferenze, ma siccome noi abbiamo la medicina a tot, c'è l'opzione curo le ferite, curiamo le ferite. Costui si alza, intanto non ci viene... Grazie per aver rimesso in sesto quell'idiota. Gli rimane almeno un'altra settimana prima di morire di sfinimento. Cioè, non ci ha dato il karma, ci darà una bella ricompensa lui. Qualunque cosa sia stata, non ero io. Non ci dà un cazzo, figata, eh. Cioè, noi abbiamo salvato la vita a uno per non ottenere niente, vabbè. Qua dentro c'è Marco che ci darà una simpaticissima ascia automatica. Ci sono dei computer, vabbè. Parliamo con Marco. Marco, cazzo, è Metal Slug? Presto, Marco, Metal Slug 2. Ehi, non urlare. I capi non sanno nulla. Ah sì? Perché non dovrei dire loro cosa stai combinando? Perché dovresti? Probabilmente ti ringrazieranno per l'informazione con un proiettile in testa. Non gliene frega niente di te. Ehi, non urlare. I capi non sanno nulla. Diciamo, mi serve un'arma. Puoi aiutarmi? Sì. È di te che mi ha parlato Midea. Ti manda Werner, giusto? Posso aiutarti. Prendi questa. È un'ascia automatica. Forte, eh? Le costruisco con i pezzi delle vecchie auto che portano dalla città. Fai quello che puoi, ma attenzione dalle parti dei capi. Una mossa sbagliata e ti faranno fuori. L'ascia automatica è una delle armi più interessanti e più buggate dell'intera espansione. La prima volta che la equipaggiamo è invisibile, vedete? Ecco, quando la usiamo diventa invisibile, allora la togliamo, la riequipaggiamo e quando la usiamo diventa visibile. L'ascia automatica fa schifo se usata fuori dallo spav, perché si consuma, le sue condizioni si abbassano subito, è buona solamente in spav, ma consuma un casino di punti azione. In pratica con un colpo uccidiamo un troglodita, ma poi rimaniamo praticamente indifesi perché prima che si ricarichi avete voglia. Consuma praticamente tutto lo spav per uccidere un troglodita, quindi finché affrontiamo un troglodita alla volta va tutto bene. Quando cominciamo a affrontarne 2 o 3 diventa un casino, le condizioni dell'arma si abbassano. Però è l'unica arma che abbiamo. Parliamo con Everett. Così oggi sei tu l'idiota che mi procurerà le sbarre, eh? Doppiato da quello che doppia Piccolo di Dragon Ball, di cui non mi ricordo mai il nome, ma è un doppiatore che stimo tantissimo. Sì, sono io. È bello vedere un po' di entusiasmo per una volta. Bene, seguimi. È di Torino. E non mi ricordo mai come si chiama, però... Doppiava... Sì, sei in servizio alla Stadena, eh? Chi hai fatto incazzare? Guarda, lascia stare. Non credo che vivrai ancora a lungo comunque. Ci sono tanti oggetti, qui c'è un gnomo piccolino, l'unico, uno dei rari gnomi piccoli. Doppiava anche Reziel in Soul Reaver. Vedi quel tizio lassù? Ne incontro. Quello è un troglodita. E se riuscirai a sopravvivere, probabilmente ti imbatterai in quei pazzi che vivono nella fornace esplosa. Senti, perché non mi fai un favore e ti fai uccidere vicino alla porta? Così non dovrò camminare troppo per derubare il tuo cadavere, eh?
Allora, cominciamo. Ecco la porta. Valla fuori e trova qualche sbarra. Non tornare se non hai almeno... Ne dovremmo prendere... Portamele e non te ne farò più. Ne dovremmo prendere almeno 10. Ma noi intanto che ci siamo le prendiamo tutte 100 al primo colpo. Anche perché poi se andiamo e torniamo i nemici ritornano ogni volta. Invece se li prendiamo tutti e 100 senza mai uscire dalla stessa area, i nemici che abbiamo ucciso rimangono uccisi. Allora, veloci, prendiamo le prime due sbarre di ferro che sono qui davanti al nostro naso. Raccogliamo munizioni e fucile d'assalto. Quassù non ce ne sono altre. Andiamo giù, salviamo il culo a un tipo che è lì minacciato da un troglodita. Equipaggiamo il fucile d'assalto. C'è un tipo e un troglodita che lo minaccia da dietro le sbarre. Io lo ammazzo subito, lui lo scambia per suo fratello. Billy, sono io, tuo fratello John John. Ti ricordi di me? Non si ricorda. Non esitiamo e uccidiamolo, così gli salviamo la vita. Poi riequipaggerei l'ascia automatica perché è meglio non sprecare troppe munizioni del fucile d'assalto. Cominciamo subito a dare la caccia alle sbarre d'acciaio, altro che. Sopra questo camion, da sopra questo camion, potremo saltare in quei bidoni. In quei bidoni, facendo un bel salto, ecco, ci sono altre 3 sbarre d'acciaio. Prendiamole. Cioè, 2, vabbè. Però ricordiamoci di saltare anche nell'altro bidone e di prendere le altre 2 sbarre d'acciaio che stanno qui. Vi faccio vedere come prenderle tutte, ragazzi, così vi basterà. Accidenti. È entrato nel bidone, non so come ha fatto. Non credevo fosse possibile che questi cosi potessero saltare dentro il container, probabilmente il solito glitch. Cominciamo bene. Niente, risalto sopra al container. Cominciamo proprio bene. Che diavolo, eh? Non voglio farmi ammazzare, Cristo. Allora, risalta. Ogni 10 sbarre d'acciaio Everett ci darà un premio. Le ho raccolte, sì. Quindi su 100 sbarre d'acciaio sono 10 premi, uno più forte dell'altro. A 10 sbarre ci dà un premio, a 20 ci dà un premio più forte, a 30 un premio più forte, fino a culminare nella corazza tribale di Ashur, che è veramente l'oggetto che io... è la corazza definitiva, praticamente. Inoltre, uccidendo Ashur troveremo una corazza buonissima per Caronte. In un'area segreta, raccogliamo le tre sbarre d'acciaio da dentro sto bidone. In un'area praticamente segreta, non obbligatoria da esplorare, c'è un altro oggetto unico, il cappello della gente, che dà più 5 alle armi leggere. Caronte ha armi leggere come attributo, quindi è buono per Caronte quel cappello. Per me l'equipaggiamento definitivo di Caronte è corazza di Ashur, cappello della gente e occhiali da sole fortunati. Comunque, dopo aver raccolto quelle sbarre di ferro, entriamo in questa porticina qua. Facciamo molta attenzione a non tornare indietro da questa porta una volta che siamo entrati qua dentro. Teniamo presente che qui ci sono dei lavandini per poterci curare. E poi non scappiamo di qui perché altrimenti, non prima di aver preso tutte le barre d'acciaio, perché altrimenti i nemici che abbiamo ucciso ritorneranno e visto che siamo deboli non ci conviene. Come vedete quassù c'è una torretta. Dei nemici ci vengono addosso. Cosa facciamo noi che siamo tanto belli? Hackiamo il terminale e attiviamo la torretta, così la torretta ci aiuta un po' ad uccidere tutta sta gente. Allora, proviamo una parola. 2 su 9 corretto, continued, quindi continued. Ransacked, continued. Potrebbe essere questa. 3 su 9 corretto, ransacked. Potrebbe essere questa. 4 su 9 corretto. Niente, riprovo. Stando attento a non farci ammazzare, a sto punto non abbiamo steampack, non abbiamo niente, dobbiamo sopravvivere qui. Scientist, 1 su 9 corretto, surviving, 3 su 9 corretto, surviving, southeast, no, non ce l'ho fatta. Io ci riprovo all'infinito finché non riesco a attivare, la torretta poi ci sbarazza di qualche nemico. Destroyed, 2 su 9 corretto,
Ma cavolo, non ce la faccio, già capito? Peccato! Tutti, ma mi sono ferito tantissimo e le condizioni della mia arma ne hanno risentito molto. Per cui ho rischiato di farmi uccidere. Sarebbe stato mille volte meglio riuscire ad attivare la torretta. Voi se ci riuscite, se siete più fortunati di me, attivate la torretta. Comunque saccheggiamo i cadaveri perché ci sono delle forcine e le forcine ci servono. Mi curo qui al lavandino, perché a sto punto io non vado avanti facendomi ammazzare perché ho poca vita. Se non fossi riuscito a uccidere, cioè sono stato fortunato perché tutti quei troglodita lì a questo punto a livello 8 avrebbero potuto uccidermi. Non so come cavolo ho fatto a cavarmela, si vede che ho mirato alla testa perché c'erano anche quegli altri, questi qui nel mezzo. Me la sono cavata per questo motivo, per questi qui che stavano fuggendo. Me la sono cavata, era destino, gente, era destino che io facessi sta guida, per cui me la sono cavata. Comunque, col computer lo stesso perché mi dà punti esperienza. Allora, bartering. 3 su 9 corretto, bartering. Potrebbe essere questa. No, bartering, capturing. No. Vabbè, io consiglio di hackare il computer, spero di non perdere troppo tempo. Circuitry. 5 su 9 corretto, committee. Quindi committee, è questa. No, guardiamo se c'è il tentativi rifornito, l'oggettino. O delle volte ho un culo della Madonna, dopo 2 tentativi li sblocco. Delle volte la sfiga nera, come in questo caso. Tentativi rifornito, che culo. Quindi, circuitry, committee, companies. E allora qual è? Aspettate, commanded, l'ho già fatto. Convinces, continued, confusing. Oddio. Committee. Oh, convicted, ok. 40 punti esperienza. Scusate se ho perso un po' di tempo così. Potevamo attivare la torretta. A sto punto non ha senso. No, ha senso perché c'era un troglodita là. La torretta ce lo dovrebbe uccidere. Se le configuriamo. No, la stava già sparando. Ha sparato e ci ha sbarazzato di un troglodita. Il fatto è che colpirà pure noi. Solo che la torretta dovrebbe ucciderci tutti quei trogloditi. Vabbè. La disattivo perché ovviamente sparando alla torretta e uccidendola, distruggendola, otteniamo punti esperienza un'altra volta. Intanto quel troglodita lì è ancora vivo. Vabbè, a sto punto lo uccido io direttamente. Quando ce n'è uno da solo è facile. Basta andare in spav, consumando tutti i punti azione dell'ascia automatica. Lo uccidiamo con un colpo. Quando ce ne sono 3 o 4, rischiamo veramente la morte. Comunque, distruggo la torretta. Con 15 punti esperienza, buttali via. Andiamo avanti perché c'è un'altra parte impegnativa qua.
Però fortunatamente c'è un'altra torretta. Noi siamo debolucci, ma sfruttando il potenziale della nostra ascia automatica. E le torrette ce la facciamo. Ce la facciamo, gente. Allora, guardiamo giù. Ci sono due trogloditi. Attiviamo questo computer. Allora, happening. 4 su 9. Allora, ce la devo fare a sto punto. Happening. Forse è Ning. Allora, beginning. Accesso al sistema. Forte, forte. Al secondo tentativo. Allora, facciamo. Riconfigurare parametri di acquisizione, così la torretta mira a tutto. E attivare sistema torretta. Mirerà anche a noi. Quindi scappiamo. La torretta spara a quei due trogloditi. Li uccide. Li uccide. Poi comincia a girarsi verso di noi. Ah no, ne arrivano altri. Per cui continua a tentare di ucciderli. Solo che non ci possiamo muovere da qui finché la torretta è attiva. La cosa è un po' una bastardata, in effetti. Comunque sono sicuro che ne arriveranno altri, per cui eccone uno lì. La torretta gli spara, lo ferisce. Aspettiamo che li abbiano uccisi tutti, perché gente, siamo troppo deboli, troppo deboli. Stiamo attenti che non spari a noi comunque. Ecco, si volta verso di noi. Disattiviamola. Disattiviamola subito quando si volta verso di noi. Perché se ci spara ci può anche ammazzare. Quel troglodita sta arrivando. Aspettiamo che sia un po' a tiro della torretta. E magari a questo punto riattiviamo la torretta. Riparandoci comunque dietro l'angolo, perché non vogliamo farci colpire. Ecco. Il troglodita sta arrivando, ma la torretta lo dovrebbe puntare. Dovrebbe ucciderlo. Madonna quanto fai schifo, la disattivo e basta, mi ha rotto le palle. Me ne ha uccisi due, mi accontento. Disattivare il sistema torretta. E andiamo giù, finiamo qui rimanenti con la nostra fidata ascia automatica. Però prima vi faccio vedere che là dove c'era l'altra torretta ci sono tre sbarre d'acciaio. Perché noi siamo venuti qui sempre perché ci sono sbarre d'acciaio. Ah, prendo gli steampack, cavolo, cosa mi stavo dimenticando, gli steampack. Vi faccio vedere che sono qui solo per le sbarre d'acciaio. Eccole, dove c'era la torretta. 1, 2 e 3. Non dimentichiamocene. Se è riuscito a sopravvivere nella stadera, hai imparato tanto sulla vita nel pit. Da ora in poi infliggerai ancora più danni grazie all'arma tipica degli schiavi, l'ascia automatica. Prendendo 10 sbarre d'acciaio otteniamo la perk di fare più danno con l'ascia automatica. Direi che è molto utile, visto che è l'unica arma che abbiamo momentaneamente. Intanto ci sono dei trogloditi morti, altri che dovrebbero venire su ad assalirmi. Vabbè, salto giù io, lo aggancio in spam e attacco. E gli saccheggio pure il cadavere. Ok. La mappa della percezione mi segna altri due trogloditi, ma sono lassù. Qui c'è un letto, ma fate attenzione perché c'è una trappola. Dovremmo disattivare la trappola, questo filo di innesco, che ci dà comunque due punti esperienza. Così potremo dormire nel letto, a parte che i nemici sono vicini. Per colpa di quei due trogloditi non possiamo. Raccolgo le birre perché potrebbero essere utili. Non possiamo, vabbè. Però due punti esperienza. Andando avanti qui ci sono delle granate, beh, adesso vi faccio vedere. Comunque controlliamo nei secchi che non ci siano sbarre d'acciaio, nei secchi, nei carrelli, vabbè, io comunque so già dove sono, quindi che cazzo controllo? So a memoria dove sono tutte le sbarre d'acciaio. Allora, qui c'è un computer che attiva questo robot, sblocchiamo anche questo computer, tanto è tutta esperienza. Kidnapped, 2 su 9 corretto, generated kidnapped. No, pet.
consisted, kidnapped, 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 kidnapped. Niente, non ce l'ho fatto. Questo, se attiviamo questo computer, questo robot andrà in giro e ucciderà i troglodita che trova in giro, o si farà uccidere, però ci darà una mano. Conducted. No, conducted sono 4 su 9, quindi conducted. No, questo non può essere. Conducted. 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 Questa. Ok. Questa aveva 4 lettere simili, quindi era candidata per essere quelle che davano accesso. No, diciamogli, eseguire manutenzione. Il robot esce e ci dà e ci aiuta. Spostati per sì, favore. Sì. Qui ci sono degli steampack, però a patto di... Abbiamo 3 forcine, quelle che abbiamo raccolto dai trogloditi. Stiamo attenti a non consumarle. Prendiamo gli steampack che ci servono tantissimo, anche l'acqua sporca perché ci ridà qualche HP. Prendiamo i buff out, tutta la roba che c'è qui e soprattutto le 4 granate a frammentazione. Gli altri steampack che stanno qui e andiamo avanti. In questo angolo qui ci sono tanti nemici, quindi io mi preparo già con le mie belle granate e vado avanti. In fondo, oltre a tante sbarre d'acciaio, ci saranno dei nemici armatissimi. Senza esitare, lanciamo bombe. Se abbiamo culo, dovremmo uccidere tutti. Anche grazie alla nostra abilità esplosivi più 20%. Ecco, con 2 bombe abbiamo fatto secchi tutti. Uno che aveva il lanciafiamme, che gli rubiamo subito. E saliamo di livello. Vi faccio vedere come attribuisco i punti. Allora, siccome per ottenere l'abilità pugno paralizzante dovremmo avere disarmato a 70, porto immediatamente disarmato a 70. Così siamo a posto, il dente ce lo siamo levato, avevo preso anche la bambolina per disarmato e quella a posto. L'altra perk che voglio prendere è ninja, che richiede furtivo a 80, furtivo a 80 è tantissimo, e armi da mischia a 80. Siccome ho già preso la bambolina di armi da mischia, e le armi da mischia qui servono perché la fascia automatica è un'arma da mischia, rafforziamo un attimo l'arma da mischia, che cavolo, contro questi trogloditi serve come... E portiamola a 80, quindi avete voglia, ne devo dare qui ancora di punti. La bambolina per le armi da mischia l'ho presa nella parte della guida numero 5, andatela a vedere se volete sapere dove si trova la bambolina per le armi da mischia. Continuiamo. A questo punto io non ho dubbi su che abilità attribuire. Potremmo dare durezza, ma a sto punto direi che carneficina è quella più utile, perché con carneficina causeremo il 5% di più in danno con tutte le armi. L'ascia automatica sarà un 5% in più per ogni giro dell'ascia, insomma farà più male. Quindi ci serve carneficina, ci serve fare danno ai nemici. A questo punto siamo deboli e il 5% in più di danno con ogni arma ci serve. Ma poi serve in generale, al di là del fatto che ora ne abbiamo proprio bisogno materiale. Quindi con quello che abbiamo preso prima, l'ascia automatica fa più danno e carneficina e le armi da mischia che stanno salendo di punteggio dovremmo cavarcela. Quindi tutto a disarmato e abilità carneficina da livello 8 a livello 9. Proseguiamo, dopo aver fatto questa strage saccheggiamo i trogloditi esplosi, saccheggiamo anche i cadaveri dei predatori che abbiamo ucciso. Ne abbiamo ucciso in particolare uno che aveva armatura protettiva gamma, combustibile per lanciafiamme, eccetera. Equipaggiamo l'armatura protettiva gamma, che non è così forte come pensate, perché nonostante abbia un sacco di difesa, per noi che non avevamo corazza, resistenza a danno 19, ci limita un po' nei movimenti, ci fa saltare male,
e per prendere certe sbarre di acciaio non sarà utilissima, dovremo ritornare alla canonica, dovremo disequipaggiare quest'arma. Non prendo le pistole perché tanto sono armi del cazzo, anche se siamo deboli, insomma, proprio le pistole mi fanno cagare. Prendo però tutte queste sbarre d'acciaio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah vabbè, saccheggio il cadavere, 7, 8, no, 8, no, non so, vabbè, ma vaffanculo, tu spostati, scrostati. Mi raccomando, una volta dopo aver preso le sbarre d'acciaio, allora, ogni sbarra d'acciaio pesa 1. Questo vuol dire che 100 sbarre d'acciaio pesano 100. Al momento ho 20 sbarre d'acciaio. Ci caricano, ci appesantiscono tantissimo. Non buttiamole a terra. Non buttiamole a terra perché poi non potremo raccoglierle più. L'unico modo che abbiamo per liberarcene è consegnarle a Everett, cioè lo schiavo che ci ha accompagnato al pit, in cambio di premi. I premi a loro volta pesano, pesano anche più delle sbarre d'acciaio ed è per questo che mi sono svuotato prima di venire qui al pit. Comunque a questo punto torniamo indietro, riequipaggio la mia fedele ascia automatica e il robot intanto sta pattugliando, bello tosto. Sì, mi sposto, mi scrosto. Andiamo di qua. Qua le forcine sono obbligatorie, se non avete forcine non venite qua. Intanto ci sono delle munizioni, ci sono un sacco di forcine qui davanti, ecco, davanti a sta porta. Se guardate nel pavimento a terra ci sono forcine. Scassiniamo questa porta, perché dietro di essa ci sono alcune sbarre di acciaio. Sarà importante riuscire quindi a scassinarla senza distruggere le nostre belle forciaine. Perché addirittura se faremo forza serratura e falliremo, non potremo più andare qua dietro e non potremo prendere queste 5 sbarre d'acciaio, anzi 6, 1, 2, 3, e 1, 3, ammazza, 4, 5 e 6. Ok, ci sono dei Radix, Radaway, munizioni calibro 32, prendiamole. C'è un computer che ci parla dei robot vari, dei protettori, degli incidenti, molto interessante da leggere, leggetelo se vi va. Andiamo avanti e dovremmo aver raccolto già tutte le sbarre d'acciaio presenti in quest'area, per cui possiamo uscire. Ricordatevi che quando usciremo e ritorneremo in un'area i nemici ritorneranno, per cui conviene passare di qui e prendere tutte le sbarre d'acciaio in una volta. Anzi no, ce ne sono ancora alcune qui e ci sono anche questi trogloditi un po' carogna. Uccidiamone uno in spav. E attacchiamo l'altro fuori dallo spav. Aspettiamo che i punti azione si ricarichino perché c'è un altro troglodita che tra l'altro si sta pure avvicinando. Eccolo. Ok, lo faccio secco con i punti con in spav. E boom. Ok, forcina. Hanno le forcine, quindi uccidendo tutto. Trogloditi. Ok, c'è un altro terminale, che dice? Vabbè, è come quello di prima, più o meno. Qua ci sono tante cose belle, c'è un oggetto unico del pit, la Apri Umani, che è un'ascia automatica unica, combustibile per il lanciafiamme, e c'è una sbarra d'acciaio qui sul letto. E anche una sbarra d'acciaio è importante, perché senza quella non potremmo arrivare a 100. Quindi non dimentichiamone nessuna in giro, assolutamente. Ricordiamoci di prenderle tutte da ogni area del gioco. E basta, qui ci sono dei jet, dei detergenti Abraxo che non ci servono. Ci sono degli Steam Packs. Steam Packs, che se.
Altri jet a terra, birre. I jet li prendo, le droghe, perché sono comunque cose che possono essere utili, dato che siamo deboli. E c'è una trappola. Se attivate questo interruttore, questa cosa comincia a sparare palle da baseball. Ma vabbè, è una trappola un po' del cazzo. Va bene. Direi che abbiamo raccolto tutte le sbarre d'acciaio che stavano qui. A questo punto possiamo anche uscire e continuare a cercarle nell'area principale, che è quella veramente difficile. Usciamo da qui e non torniamoci più. No, non uccidermi! Calma! Non uccidermi, invece lo uccidiamo subito. Era quello, uno di quelli che era fuggito prima. Siccome era in fuga non è molto aggressivo. Vado verso di qua, ci sono tre trogloditi. Io direi che la cosa migliore da fare a questo punto è usare il lanciafiamme. Tra l'altro dà una certa soddisfazione usare il lanciafiamme sui trogloditi quando sono in gruppo. Ce ne sono 3 o 4 là, ma ok, stanno rincorrendo quel tipo. Guardate che c'ho paura perché potrei morire, è una... Mi vedete cazzeggiare di meno? Qua ci sono due sbarre d'acciaio. Cazzeggio di meno perché potrei crepare a ogni angolo. I trogloditi hanno la caratteristica di essere molto silenziosi, ve li trovate che vi piombano alle spalle all'improvviso e non è una cosa molto bella, gente. Vedete tutti quei punti rossi sulla mappa? Ecco, finché ci sono quei punti rossi sulla mappa io potrei schiattare come un poraccio. Sblocco sto cancello, che è dove c'era prima quel tizio, ma lo faccio solo per prendere esperienza. Ok, intanto eccone uno. Questo lo uccido in spav con l'ascia automatica. Non voglio consumare lapri umani. Come vedete gli taglia via la calotta cranica, è anche abbastanza splatter. Finché arrivano uno alla volta è semplice, non ci sono problemi. E quando arrivano... Quando arrivano mentre avete i punti azione scarichi o forza chiotto, lo prendo, poi vi spiego a cosa mi serve. Cioè, la cosa migliore da fare è sempre aspettare e caricarsi i punti azione. E questo per consumare il meno possibile l'ascia automatica, oltre alla propria vita. Ok, ce n'è un altro, ma vabbè, ok. Qui, come vedete, c'è un computer e qui ci sono 3 o 4 robot. Però per sbloccarlo ci serve abilità scienza 75. Io non ce l'ho scienza 75. Questi 3 o 4 robot si sarebbero messi in giro ad ammazzare i trogloditi, ma... Beh, noi abbiamo bisogno anche di fare un po' di punti esperienza, è detta francamente. Ok, stiamo rischiando la vita, ma stiamo anche salendo di livello, per cui ci sono pro e contro nel non avere qualcuno che ci aiuti, tipo Caronte. Comunque, dopo aver preso sta roba qui, saliamo quassù e continuiamo a cercare le nostre bellissime sbarre di acciaio. Ce ne sono un paio qui. Voi poi, quando cercherete le barre d'acciaio, guarderete la mia guida, guarderete come mi muovo, andrete a vedere quello che faccio. Cercherò di essere più rapido possibile, nemici permettendo, e vedrete come si ottengono le 100 sbarre d'acciaio, tutte in un colpo. Dopo aver preso quelle lì, ce ne sono due qui in questo angolo, e adesso vado a prendere quelle che secondo me sono alcune tra le più difficili, cioè sono quelle che uno non si aspetta di trovare, perciò se le dimentica, non le cerca, non le trova. Ce ne sono due lì.
E per prenderle dobbiamo saltare quassù. Prima di saltare consiglio di levare l'armatura protettiva gamma, così siamo più agili. Siamo molto più agili. Saltiamo quassù. Ecco, bravo Pirla. Vabbè. Vabbè, lo stesso. Saltiamo quassù, poi vabbè, da lassù volevo saltare lassù, da giù. Però insomma andiamo qui sopra i vagoni e poi da un vagone all'altro saltiamo e prendiamo due sbarre d'acciaio. A sto punto uno crede di essere a posto, scende dal vagone e no, invece no. Questi qua sono alcuni tra i più difficili, quelli che uno si dimentica. Se ve ne mancano due o tre sicuramente sono questi. Da questo vagone saltate in quel bidon, ecco, perfetto. Comunque vabbè, il concetto era quello, da questo... Vedete, e mi sono levato l'armatura protettiva, se l'avessi avuta addosso non ce l'avrei fatta, non ce l'avrei mai fatta a fare quel salto. È un salto difficile, un punto difficile, ma poi c'è di peggio, c'è di peggio, gente, vedrete. Comunque allora, riassumendo, saltate da qui sopra a una di queste travi di acciaio, di queste sbarre, stando attenti a non morire, poi da qui saltate in quel bidone là. Ok, e ci sono ben tre sbarre d'acciaio, tre fra le più difficili da trovare. Poi, fatto ciò, proseguite in questa prima area, quella più bassa. Le abbiamo prese tutte, continuiamo ad andare di sopra, riequipaggiando la nostra garrula armatura. Saliamo questa bella scaletta, questa garrula scaletta leziosa e azzimata come la pettinatura di Lewis Carroll. Lewis Carroll, che tra l'altro era un gran porco, cioè io in vacanza ho letto la biografia di Lewis Carroll, era un maniaco. Chiudo i cancelli per evitare che arrivino altri trogs. Mi butto immediatamente di qua e chiudo un'altra volta il cancello. Qui dietro questi copertoni ci sono due sbarre d'acciaio, anche queste difficilissime da trovare. Se ne avete 98, al 100% quelle due che vi mancano sono queste. Allora, poi quassù ce ne sono altre due. Intanto un troglodita sta arrivando. Apre tutti i cancelli. Mi sta venendo a dare la caccia lo stronzo. Apre proprio i cancelli, avete visto come fanno? Per questo che li chiudo, così li sento arrivare. Ce ne sono due qua. Poi proseguo un attimo qua perché delle volte no, torno indietro. Vedete, vi danno la caccia, vi seguono per tutto il livello, sono degli infami sono. E poi sono silenziosi, vi piombano le spalle, vi fanno il culo. Torno indietro, ve lo faccio vedere dopo cosa c'è là. Adesso prendo questi qua che sono difficilotti e così. Allora, questi qui sopra il tetto. Saltando qua ce ne sono due appoggiati qui su uno scaffale. Poi vediamo, torno un attimo su perché mi sembra che ce ne siano un altro paio. Comunque sono anche un po' ferito. Vediamo un po', ce ne dovevano essere un paio su una tettoia, vabbè, sono quelli che ho già presi, erano quelli lì, sì, ok, allora torno giù, andiamo qua facendo attenzione perché ci sono dei nemici, ci sono dei selvaggi che sono una versione avanzata dei predatori che combattono contro alcuni trog. Io faccio secchi tutti con lanciafiamme perché sono tanto simpatico. Almeno il selvaggio lo faccio fuori con lanciafiamme, l'altro diamoci pure dentro con la granata, anzi no, è mezzo morto, quindi al diavolo, ascia automatica. Lasciamoli combattere tra loro e poi approfittiamoci dei feriti. Ok, siamo usciti da questa situazione dove c'erano comunque
due o tre selvaggi, trogloditi vari. Sono un po' ferito, devo fare attenzione. Era necessario venire qua perché ci sono queste sbarre d'acciaio qui. Vedete come salta male con la armatura protettiva di arma? 1, 2, 3 e 4. Poi Radaway e Steampack. Ecco, non dimenticatevi questi qui in questo angolo dentro questo carrello, perché sono un po' leziosi e azzimati. Proseguendo, là in fondo ci sono altre sbarre d'acciaio. Andiamo alla chiappa, lassù ci sono dei nemici, ma sono lassù in alto, non dovrebbero darci fastidio per il momento. Proseguiamo lentamente con la nostra armatura che ci rende pesanti, ci dà il passo pesante. E qui due sbarre d'acciaio, se non vado errato. Inoltre un fucile da combattimento con munizioni, che non ci fa del tutto schifo, lo stesso fucile che usava Caronte. Il caro Caronte, quanto mi manca, quanto mi sarebbe stato utile Caronte qui. E invece sono solo. Vabbè. Si prosegue, torniamo indietro, qua abbiamo preso tutto. E andiamo avanti, che dobbiamo anche trovare Carlo Colombaioni, come ci aveva detto Millie. Dobbiamo vedere che fine ha fatto Carmen Sandiego, Carlo Colombaioni. Nemici indicati nella nostra percezione. Qui chiudo perché no, mi sono chiuso dentro. Oh, come fanno pozzi. Chiudo proprio. Proseguiamo e andiamo verso la cima. Vedete queste scale, questo coso fiammeggiante. Anche qui ci sono delle sbarre d'acciaio. Intanto però qui c'è Wild Bill con le due sbarre d'acciaio che aveva trovato lui stesso, gliele freghiamo. Perquisiamo la carcassa di Wild Bill, c'è una delle armi uniche del Pit, l'arma da fianco di Wild Bill è una versione unica di una pistola calibro 32, fa schifo. Prendiamo la bandana, le munizioni calibro 32, la nota di Wild Bill che servirà per Millie. Usciamo, ma leggiamo pure la nota di Wild Bill. Che dice Wild Bill? Millie, mi dispiace, non ce la farò. Tutti pensavano potessi farcela, ma nessuno sa cosa c'è qui. Non ci sono solo i trogloditi, c'è molto altro, i selvaggi. Sembra ironico che il mio nomignolo contenga la parola selvaggio, eh? Trovare le sbarre di acciaio non è stata la parte più difficile. Sono dappertutto. Il problema è stato tornare al laminatoio. La mia arma mi è tornata utile in più occasioni, ma ben presto mi sono ritrovato in più guai di quanti ne potessi gestire. Gli spari hanno attirato l'attenzione dei selvaggi e sono sicuro è solo questione di tempo e mi troveranno. Mi dispiace abbandonare gli altri al laminatoio. Tutti devono sapere che ho fatto del mio meglio. Addio. E questa era la nota di Wild Bill. Se la daremo a Millie ci darà 6 steampack intanto e poi ci mette in guardia del fatto che ci sono i selvaggi oltre ai trogloditi. Comunque saltiamo, levando l'armatura di protettiva gamma e rimettendo forse la tuta schiave in brombradelli che ci dà agilità più 1 e stamina più 1, saltiamo qua, da qua saltiamo oltre questa ringhiera e andiamo giù di qua, perché in questo punto così inculato e difficile ci sono due sbarre d'acciaio. Cominciate a capire la difficoltà nel trovare sbarre d'acciaio. Sento degli spari, perciò preoccupato, senza esitazione uso la sbobba e i miei steam, le acque sporche, insomma tutto quello che ho per curarmi. Uno steampack. Bene. Ok. E poi me ne ritorno indietro. Non so se stanno sparando a me o sono dei selvaggi che stanno sparando contro dei trogloditi. Non me ne voglio assicurare, insomma. Andiamo su e li dovremmo incontrare. Quindi equipaggio le mie belle granate. Perché qui ce ne sono due un po' stronzi. Quindi, vedete, questa è un'armatura protettiva gamma. Muori, fammi il favore. Intanto qualcuno mi spara.
Riequipaggio la mia armatura protettiva gamma. Metto anche la bandana, intanto che c'è so. E gli apro il culo. L'unica cosa è andare ad aprire il culo. Lanciafiamme, non ho munizioni. Giù con l'ascia automatica. E sì, spara, spara, bello. Spara, spara. Intanto io mi carico i punti azione e poi vengo a darti a te un bel carico in piena face. Ok. La cosa bella di questo punto è che ci sono, se riusciamo a sopravvivere a questo combattimento, ci sono dei letti. Ci possiamo curare. Inoltre, se moriamo, possiamo riprendere da questo punto. Consiglio comunque di utilizzare la attendere, perché se attendiamo in un punto a caso, poi possiamo riprendere da quel punto. Capiterà sovente di morire da queste parti, e due sbarre d'acciaio intanto. E se dobbiamo rifare tutto in una volta, chiaramente conviene salvare il più possibile, quindi usare attendere è una cosa che vi consiglio di fare per voi che morite. Per me, che invece muoio un po' di meno, io la posso fare tutta in una volta. Ma voi, don't try this at home, voi fatevela salvando ove potete, anche perché se non conoscete, è la prima volta che venite qua, soprattutto che non sapete i pericoli che correte, è quello che vi frega. Altre granate e mine che ci servono tantissimo, e proseguiamo in questo bellissimo posto. Quante sbarre d'acciaio abbiamo? 58 sono un numero interessante, ma ne mancano 42. Prendo l'armatura di fucile, sì, l'armatura, anche il tappo. No, il fucile da caccia non lo voglio, l'ho preso per sbaglio. Butto a terra il fucile da caccia, finalmente posso fare sta battuta, il fucile da caccia. E riparo l'armatura protettiva gamma con l'altra appena raccolta, tanto poi la dovremmo buttare via perché pesa troppo, pesa 45 e niente, è una zotteria. Non serve un cazzo, proprio serve perché adesso siamo disperati e non abbiamo neanche una corazza. Allora, andiamo avanti di qua, fiancheggiando questi tubi, ma saliamo proprio in questo tubo qua e andiamo in fondo a questo tubo, perché anche in fondo a questo tubo, sì, ci sono sbarre di acciaio. C'è anche un bel troglodita che ci aspetta per romperci il culo, ma noi lo rompiamo a lui perché siamo più bravi. E anche un pochino più belli di lui. C'ha il jet buono. Servirebbe uno psycho. Lo psycho aumenta del 25% i danni e nell'arena ci tornerebbe senz'altro utile. Stando attenti che non arrivino troglodita da dietro. Voltiamo le spalle e prendiamo le due sbarre d'acciaio ivi presenti. Anche queste sono difficili da trovare, senza queste due non arriviamo a 100, e per cui poi ce ne sono tre nell'area in cui Everett ci ha accompagnato per venire qua, ma si sbloccano solo una volta che torniamo indietro, perché un troglodita, uno spara i trogloditi, io cerco un riparo, c'è un selvaggio che spara i trogloditi. Eccolo. Ok, fortuna. Aveva una pistolina del cazzo, ma comunque non stava sparando a noi. Ci sono dei trogloditi laggiù, vedete? Cercano di venire su, ci danno la caccia. Non ci curiamo di loro, ma guardiamo e passiamo. Andiamo su, e in sta parte comincio a cagarmi addosso perché ci sono nemici che rompono il cazzo. Allora andiamo avanti, andiamo prima di qua, stando attenti a non andare troppo in là perché ci sono delle parti con dei bug. La bug testa ha fatto bene il suo lavoro e ha creato dei punti in cui se ci cammini cadi di sotto e muori, anche se sembra che ci si puoi camminare. Comunque in questo angolo uccidiamo il troglodita brutto, facciamo secco e raccogliamo 1, 2, 3 e 4 sbarre di acciaio.
E le tre granate, orca, c'ha tre granate questo, madonna. Steampack e oggetti vari, buoni. Buono. Ok, dicevo, stiamo attenti qui perché uno, cioè delle volte è capitato che per colpa di un bug sono caduto di sotto, cioè come se ci fosse un burrone. Sembra che ci puoi camminare, invece, boom, voli di sotto. Una grandissima stronzata, ma che mi ha costato, che mi è costata la morte. Lanciafiamme a zero. Qui ci sono due stronzi, per cui non so se ucciderli col fucile d'assalto, boh. Ci sono due trogloditi. È più o meno là che succede. Io cioè non camminate là perché cacchio, o là. Perché cacchio veramente. Mi è capitato e come? Non gli faccio un cazzo. Non gli faccio un cazzo, allora provvedo con le granate perché mi sono rotto un po' i coglioni. Però quella là ormai l'ho mezza uccisa. Mi scoccia sprecare una granata. Contro fuoco più bello della storia, abbiamo ucciso anche costei. Le rubo le ammunizioni. E sì. E vado oltre, proseguiamo. Qua c'è un punto bellissimo, ma ve lo faccio vedere dopo tornando giù. È inutile che ve lo faccia vedere adesso. Proseguiamo su con le nostre granate, armi automatiche, tutto, lambardan, no, meglio lasce automatica, sì. Seguitiamo a proseguire per queste scale garrule azzimate e leziose, e se avete in mente altri aggettivi arcaici scriveteli pure, scrivetemeli nei commenti perché godo molto. Per i selvaggi, come vedete, uso un po' lascio automatica fuori dallo spav e dentro lo spav perché non muoiono con un singolo colpo nello spav. Li finisco un po', poi li finisco in spav. Sono più forti dei trogloditi. Qua c'è un posto bellissimo pieno di selvaggi, ma c'è anche una torretta che ci tornerà utile, sempre che riusciamo ad attivarla senza morire. Allora, mi sa che muoio. Repairings. Ponderous. Calma. Ponderous. 4 su 9. Ponderous. Ok. A sto punto, attiviamo la torretta contro i nemici. Riconfigurare parametri di acquisizione. Ok, esco e mi curo subito. Senza pensarci due volte, riporto gli HP, avvicino a 300. Mi nascondo e lascio che la torretta faccia il suo dovere. La torretta ci uccide i selvaggi. O comunque li ferisce, li danneggia, vedete? Ce ne sono 3 o 4 là in giro. Dov'è? Dove sei? Minchia. Vedete come sono stronzi? Dove cavolo sei? Ah, cazzo! No. Devo stare attento a non finire gli steampack. Allora, disattivo. No, mi nascondo da un'altra parte. No, non devo allontanarmi troppo dalla torretta, o mi sparo. Disattivo la torretta.
Non allontanarti troppo dal computer senza aver disattivato la torretta. Disattivo la torretta e vado ad ammazzare quello lassù a mani nude, cioè per personalmente. Ok, 15 punti esperienza. Vedete? Vedete com'è difficile? Vedete com'è difficile? È per questo che avete bisogno di me. È per questo che avete bisogno di Shenmue. La torretta, come vi ho già detto, vi dà punti esperienza se la uccidete. E qui entra in scena il nostro fucile d'assalto. Avviciniamoci e spariamole dopo averla disattivata. Il nostro fucile dove sta? Non l'ho raccolto. Non avevo preso anche il fucile, quello come quello di Caronte. Che casino ho fatto. Vabbè, avevo preso anche il fucile da combattimento, mi sembra. Vabbè, la pistola da fianco di Wild Bill è sufficiente per ottenere i nostri 15 punti esperienza. In ogni caso avremmo potuto fottere le pistole anche da questi simpaticoni. Mi sembrava di aver preso anche il fucile da combattimento. Sarò cretino o l'ho buttato a terra senza accorgermene. Vabbè, io proseguo. Mi curo perché possono attaccarmi di sorpresa e perché tanto dovrò curarmi comunque dopo. Ok. Proseguiamo. Ci sono altri nemici quassù, chiaramente, ma eccoli. Questo qui con la spada, come vedete, è un simpaticissimo. Uso la medicina X che mi dà resistenza ai danni più 25 e mi curo. Stronzo. Uno. Vai, è forte. Un due questo. Ok, 45 punti esperienza, meritatissimi. Gli fotto la spada e mi curo un'altra volta. Speriamo di non consumarli tutti. Ci dovrebbe essere un ultimo selvaggio quassù. E qua ci sono quelli più difficili, i boss finali, diciamo. L'importante è che non ci tirino granate dall'alto o cose del genere. Sto stronzo aveva la spada, si sentiva il Capitan Findus da situazione, ma... Ok, era l'ultimo. Sulla cima di tutto, oltre ad esserci un panorama di merda, ci sono due casse di stimpa che, come potete vedere, tantissime sbarre d'acciaio. Una figata assurda. Le conto un attimo, allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sbarre d'acciaio, però per prenderle, come potete vedere, bisogna fare tutto quel casino. Ho in totale 76 sbarre di acciaio. Comincio a scendere, perché anche scendendo ci sono altre sbarre. Allora, 76, me ne mancano 24. Allora, di qua, stando attenti a non crepare, giù di qua, giù per questa bellissima discesa, ci sono altre sbarre d'acciaio. Cazzo! Dove sei? Minchia! Ah, sono nella base lì di sotto, nella piattaforma lì di sotto. Vabbè, andiamo giù, non dovrebbero seguirci fino a qua, non penso proprio. Cavolo. Vabbè, andiamo giù di qua, che ci sono le sbarre d'acciaio. Ce ne sono un bel po' anche qua giù, perché è un punto abbastanza difficile, inconsueto. Cioè, noi siamo abituati a esplorare la mappa della zona contaminata, che è più o meno sempre uguale, molto lineare. Qui dobbiamo fare ste manovre strane per raccogliere ste sbarre d'acciaio. Insomma, non ci siamo abituati. Io sì, perché sono troppo bravo, ma voi no. Per cui
Pericolo cosa? Pericolo, ma dove sono sti nemici, madonna? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ne dovrebbero mancare 17. Siamo a 83 sbarre d'acciaio, sì. Ritorniamo su, perché qua non si può andare poi da nessuna parte. Si crepa. Ritorniamo di sopra e da su ritorniamo giù. E su e giù. E up and down, no, my body. Vabbè, se ciao poi. Vabbè, buonanotte. Comunque, Cano il nano stavolta non mi può correggere perché non faccio errori, sono troppo bravo. Cano il nano, stavolta io ti nomino, mi sei sempre di grande aiuto, ma in questo giro il pit è cosa mia, Cano il nano. Il pit è roba in cui sono efferrato. Allora, torniamo giù, stando attenti a quei cavolo di... trogloditi che stavano venendo fuori prima. Cano il nano che ogni tanto mi ha scritto, ma quando fai la guida, quando fai la guida, e scrive, c'ho le mie cose, c'ho le mie cose, sono mestruato, Cano il nano, quindi. Però eccoci qui, e poi faremo anche la 7, la 8, proseguiremo, insomma, voi invecchierete nel frattempo, ma proseguiremo. Ecco, si è fatta sentire l'abilità carneficina, ha mostrato i suoi effetti anche grafici. Me ne resto fermo perché magari... no. Ok, volate di sotto, stronzi. Le condizioni dell'arma sono arrivate a un livello pessimo e quindi fa anche meno danni. Sì. Ma ok, siamo vivi, sia quello che conta che siamo vivi. Continuiamo ad andare giù e adesso c'è un punto veramente difficile che io salvo prima perché mi cago addosso. Medicina X è svanito. Salvo perché mi cago addosso. Tutte le volte che devo fare sto punto c'ho sempre la paura di volare di sotto. Però ci sono tre sbarre d'acciaio e sarà necessario. Comunque abbiamo quasi finito, dai. Allora, sta parte, e tu muori subito, adesso ti taglio i capelli, guarda. Te... ah, bella l'abilità carneficina, bella. Allora, come vedete, da questa sporgenza qui, che tra l'altro uno non se l'immagina nemmeno, a meno che non ci ragiona, ci si butta giù e si va là e si prendono tre sbarre d'acciaio. Eh sì, proprio così. Comunque, rindosso la mia... stupenda tuta dello schiavo, metto via l'arma. Oh, porca miseria. Sono silenziosi, ve l'ho detto. Ok. Salvo, cioè salvo, attendo. Attendo così mi crea il salvataggio automatico. Sembra che ci dobbiamo buttare giù di qui. No, c'è un trucco. Possiamo stranamente fare una cosa che è unica in tutto il gioco. Possiamo fare così, e questo già sembra assurdo, e poi possiamo camminare giù lungo il tubo come se fosse una scala praticamente, arrivare qui, ma è pazzesco, se non ve lo facessi vedere io voi come fareste ad immaginarvelo. Poi possiamo andare giù di qua, ci sono tre sbarre d'acciaio. Le tre più difficili da trovare, probabilmente. Probabilmente, le tre più difficili. Se ve ne mancano tre, sono queste. Sono queste, non ci sono... non mi sbaglio, sono proprio queste. Allora, prendiamo prima stascia automatica, perlustriamo lo schiavo, poi una, due... no, quattro, una, due, tre, quattro. Se ve ne mancano quattro, sono queste. Quando prendiamo quelle quattro, appaiono tre trogloditi, ma io invece di ucciderli, mi butto direttamente di qua. Tanto loro da lì non possono uscire, non potranno mai uscire, quindi mi salvo. E questa era poi l'area dove avevamo trovato quelle altre due, saltando in questi cosi. Fatto ciò, abbiamo preso tutte le sbarre d'acciaio che c'erano qua. Possiamo proseguire oltre. Allora, ritorno quassù, chiudo il cancello per scrupolo mio, personale, non ce n'è bisogno, ma lo chiudo. Torniamo quassù, dove siete? Erano quelli che guardavo prima dall'alto. Dove siete? La percezione me lo indica, vabbè. Camminando quassù, ma ci si può arrivare anche da giù, ma io cammino quassù. Andiamo di qua, di qua. Ce n'è uno lì.
gli piombo addosso, mi aggancio in spavo e lo attacco con l'arma da mischia. Questo mi salva dal danno della caduta. Questo è un trucco. È un truccone che mi insegno io. È un truccone che insegno io perché sono fanatico delle armi da mischia. So che in salto e agganciandosi in spav tutto il danno da caduta viene prevenuto usando un'arma da mischia. Almeno, boh, forse anche con le armi normali, non so. Comunque, allora, siamo arrivati qui. Da sto angolo saltiamo dentro questo bidone. Ok, e ce ne sono due, anche questi rompicazzo, non facili. Comunque la prima volta che ho cercato le sbarre d'acciaio non erano questi quelli che ho fatto fatica a trovare, erano due che stanno là in mezzo alle radiazioni e rompono. Dove c'era quel trog dove mi sono buttato ce ne sono altri due, li chiappo. Poi proseguindo giù di qua, se non vado errato, sì, ce ne sono tre là in fondo, altri tre là in mezzo, poi qui abbiamo finito. Ci becchiamo un po' di radiazioni, intanto stiamo morendo da radiazioni, ma è inevitabile, comunque abbiamo i radix e quant'altro. Granate che ci fanno comodo. Cassa di munizioni con munizioni e tre barre d'acciaio qui in questo punto qui. Là in mezzo a quei trog alle radiazioni, che uno dice quando ci sono le radiazioni tende a fuggire, a scappare via veloce, e invece bisogna fermarsi a esplorare perché ci stanno le forcina, forchetta, sembra una presa per il culo, un gioco di parole, e invece ci stanno barre d'acciaio pure qua. Dio buono, non sto bestemmiando, lo dicevano anche in televisione, lo diceva l'imitatore di Alberto Tomba, mai dire gol, diceva Dio bonino, per cui state tranquille mamme, che il vostro figliuolo sta guardando un prodotto audiovisivo da fascia protetta, cioè favorevole alle tette. Vabbè, cazzate a parte, tre sbarre d'acciaio. Intanto scappa di qui perché mi sto proprio avvelenando con le radiazioni, sto morendo. Sto crepando di radiazioni. Il bello, allora, ne abbiamo prese quante? Vediamo quante. 97. Il bello è che le ho prese tutte in una volta e quindi ho dovuto affrontare i nemici una sola volta. Invece andando e venendo e tornando, scendiamo da sta scala perché su in cima c'è la morte. Andando, venendo, tornando, i nemici ritornano tutte le volte ed è una estenuante rottura di cazzo. Un'estenuante rottura di cazzo, gente. Le ultime tre sono all'uscita. Tu dove eri? Tu da dove salti fuori? Sei riuscito ad attaccarmi senza che avessi l'armatura addosso. Bravo, complimenti. Bravo, ti realizzi, riparo l'armatura. Bravo. No, che cazzo è sto suono? Un altro bug del cazzo. Ok. Si sentiva il suono dell'ascia automatica senza che la stessi usando. Comunque bravo. Ti realizzi. Allora, vabbè. Me ne posso finalmente andare da questa zona sicuro di avere già praticamente tutte le sbarre d'acciaio, perché come dicevo le ultime tre stanno all'uscita. Ho anche salvato la vita al tipo lì, che non gli parlo perché tanto non mi ringrazia, non mi dice un cazzo, però come vedete il tizio lì è ancora vivo. Vabbè, ho le 100 sbarre, lo so, non è 97, no, le ho già tutte 100, belli. So troppo forte. Esco. C'è un ultimo trog qui, quello che vedevamo prima, è riuscito a sfondare il cancello. Riuscendo a sfondare il cancello ci consente di andare nell'area dove era lui. Anche queste sono difficilotte da trovare, perché uno non se l'immagina tutta sta storia. Che storia!
Che storia, rega. Lo uccidiamo perché siamo troppo forti, ormai troppo esperti di trogloditismo. C'è questa infuriata di Velta. Andiamo, che al primo giro era, non era così, e dentro un carrello ci sono le ultime tre sbarre d'acciaio. E così, ridendo e scherzando, io ho preso tutte le 100 sbarre d'acciaio e voi avete il video definitivo, la guida definitiva su come trovare le sbarre d'acciaio. Cioè, mica cazzi, roba da essere citato nelle community S di Fallout 3, nei forums vari, cioè stiamo scherzando. Parliamo con Everett e prendiamo i premi. Guarda un pochino chi ce l'ha fatta. Le prenderò io quelle sbarre. Grazie. Idiota. Ora torna dentro e fa il tuo dovere. Ehi, ci sai fare. Prendi questi. Ti potranno aiutare nei combattimenti. Il proprietario non potrà più usarli. È stato condannato a morte. Ci toglie le sbarre d'acciaio e ci dà un oggetto. Ci toglie 10 sbarre d'acciaio e ci dà un oggetto. Diciamogli, ecco qualche sbarra. Ci toglierà altre 10 sbarre d'acciaio e ci darà un oggetto. E così via. Prendo queste. 10 sbarre d'acciaio eliminato. Hai qualcosa da darmi? Credo di poterti dare questo. Elmo della filtrazione. Ecco qualche sbarra. Prendo queste. Hai qualche cosa da darmi? Sì. Sembra proprio che te lo sia meritato. Se torni là fuori, questi dovrebbero aiutarti con i trogloditi. Tirapugni d'acciaio aggiunto. Non è un oggetto fortissimo. È forse una versione unica di un tirapugni. Fino adesso sono tutte cagate, dai, tranne l'elmo. Anche l'elmo della filtrazione. Ecco qualche sbarra. Niente di meglio che un po' di duro lavoro, eh? Però salendo si arrivano oggetti tosti. Fino al culmine. Hai qualcosa da darmi? Che ne pensi se questa volta ti do un po' di metallo? Questa armatura è stata appositamente realizzata per uno dei combattenti della fossa. Ottima contro i proiettili. È però inutile se cadi da un ponte. Armatura in metallo del maestro aggiunto. Buona. Ed è un riferimento a Mad Max 3 Thunderdome in inglese. Master Armor. In Thunderdome c'era Master Blaster. Vabbè, lasciamo stare. Ci sono talmente tanti riferimenti in Fallout che uno, volendo anche citarli tutti, non ci riesce. Ecco qualche sbarra. Bene. Hai qualcosa da darmi? Certo. È una cosa un po' strana. L'ho trovata da un idiota fuori dalla città. Qualche genio ha armeggiato con il laser, ha lucidato delle canne, qualche prisma e ha generato uno spettacolo di luci letale. Blaster in metallo aggiunto, Master e Blaster, come vedete. Master Blaster, guardate Mad Max 3 Thunderdome e guardate soprattutto Mad Max 1 e Mad Max 2 e non giocate solo al videogioco recentemente uscito di Mad Max, perché sennò siete dei maledetti cazzoni. Ecco qualche Mad Max film che mi piace tantissimo, comunque. Ecco qualche sbarra. Niente di meglio che un po' di duro lavoro, eh? E che chiaramente ha ispirato Fallout. Hai qualcosa da darmi? Puoi scommetterci. Guarda che stile questa armatura. Indossala e tutti vorranno starti vicino. Il che significa che saranno a portata del tuo raggio esplosivo, eh? Armatura ordigno aggiunto. Questa è buonissima, ci dà esplosivi più 10. A me piace usare gli esplosivi e dopo nell'arena la utilizzerò. Ecco qualche sbarra. Prendo queste. Hai qualcosa da darmi? Credo che te la sia meritata. Apparteneva a un sacerdote del deserto. Ha detto che antiproiettili. Di sicuro sono stati fatti degli esperimenti, ma è stato un divertimento davvero esagerato. Ribelle di cuoio, Leather Rebel, riferimento a una canzone dei Judas Priest, un sacerdote nel deserto, il divertimento esagerato. Leather Rebel, ribelle di cuoio, un'armatura con alta difesa che aggiunge carisma più uno, non serve un cazzo. Ecco qualche sbarra. Prendo queste. Hai qualcosa da darmi? Tutto il metallo che procuri, credo che ne valga la pena di darti una mano con quei trogloditi. Ecco qua. Questa roba ha rispedito trogloditi e ghoul a Monroville. Provala subito. Il battitore aggiunto. Versione unica di un'ascia automatica, oltre alla Primani. Penso che sia più forte della Primani, sì. Ecco qualche sbarra.
prendo queste. Hai qualche... Noi ci stiamo liberando delle sbarre automatiche, quindi ci toglie 10 di peso ogni 10 sbarre. Però ci dà degli oggetti come le corazze che pesano molto, quindi ci stiamo riempiendo, gente. Non so se dopo potremo camminare. Hai qualcosa da darmi? Probabilmente non dovrei, ma dannazione, te la sei meritata. Ecco, questa è la migliore arma in assoluto. Un po' lenta al grilletto, ma tutta potenza e precisione. Usala con saggezza. Perforatrice. Perforatrice è una versione unica di un tipo di arma che si trova solo nel pit. È praticamente un fucile d'assalto silenziato con mirino telescopico. È Dio, è l'arma di Dio. Allora, a sto punto il prossimo oggetto sarebbe la corazza tribale, che pesa 40, pesa tantissimo. Non la posso prendere perché sono pieno. Prima dovrei andarmi a svuotare a Megaton. Anche perché voglio uccidere Ashur e prendere la corazza di Ashur. Se mi devo riempire, voglio riempirmi con la corazza di Ashur. Lasciamo per il momento la corazza tribale a Everett, anche perché senza l'addestramento per l'armatura atomica non la potrei indossare, mentre la corazza di Ashur almeno la posso dare a Caronte volendo. E prima completo tutte le missioni del pit, vado a Megaton, mi svuoto, poi torno, do le ultime sbarre d'acciaio a Everett. Credetemi, è la cosa migliore da fare. Se la prendessi ora mi caricherebbe solo di peso e non la potrei nemmeno indossare, quindi dico a Everett: ora vado. Fai attenzione là fuori. Dopo ci sono dei conflitti, ma tanto Everett non muore. Raccolgo lo gnometto, perché è uno dei pochi gnometti unici piccoli. E i mini pony, e gnometti in culo a mini pony. Comunque siamo troppo carichi di peso, siamo carichi, gente. Però neanche tanto quanto mi aspettavo. Allora, c'ho tanta di quella roba. Direi che riparo il battitore. No, il battitore me l'ha dato a condizioni buonissime. Vabbè, riparo la Priumani con le due asce automatiche che ho già. Così mi sono liberato già di abbastanza peso. Poi avevo tutte queste armature, il battitore lanciafiamme, l'armatura protettiva gamma. Ma scusate, l'armatura ordigno non si ripara proprio con l'armatura protettiva gamma? O l'armatura in metallo del maestro? No, vabbè. No, sono armi talmente uniche che lasciamo stare. Equipaggio l'armatura ordigno, che dà armi pesanti più 10, esplosivi più 10. E basta, poi cosa c'è? Tutta schiava in brandelli, vestiti dell'operaio, questa è molto bella. Forza più 1, agilità più 1, stamina più 1. Bella. Poi c'ho 8 granate, fucile d'assalto, il battitore, lanciafiamme, perforatrice, la spada, ho tanta roba. Ho tanta roba che mi sento pronto per andare a combattere nell'arena. Quindi abbiamo completato questa missione, adesso bevo che mi curo, anzi no, tiro dritto, tanto qui nessuno mi attacca. Turno da Midea, dovevo prendere in teoria solo 10 sbarre, ne ho prese 100, cioè ragazzi, ma con tutto questo equipaggiamento posso, guardate come sottopo con la bandana, con tutto questo equipaggiamento posso affrontare i combattimenti nell'arena senza problemi, senza alcun problema. C'è la tipa che mi cura, però non ci cura dalle radiazioni. Nell'arena ci sono anche alti livelli di radiazioni. Vi faccio vedere i combattimenti dell'arena, poi questo gameplay si interrompe. Sperando di non schiattare sbudellato, io comincio a lanciare bomba a raffica. E con la mia abilità esplosivi più 20%, vi vorrei far vedere che arrivo anche a livello 10, però. Quanto mi manca a livello 10 per arrivare a livello 10? 500 punti, vabbè. Oh tesoro, non sembri in buone condizioni. Posso darti una mano, che ne dici? Sì, curami. D'accordo, facciamo in fretta prima che i capi se ne accorgano. Mi cura tantissimo. Non mi dovrebbe però curare. Se ti fai male, vieni da me, posso aiutarti. Dalle radiazioni. Le radiazioni ce le abbiamo ancora. Vediamo un po'. Sì,
ce l'abbiamo ancora, lo vedo già. Perciò andiamo a chi sparite. Oh, sta caso. Ma questo schiatto. Gente che viene malmenata. Millie, dov'è Millie? Oh, vieni qui, Millie, un giorno dopo l'altro. Questa è Millie, quella che ci aveva incaricato di trovare. Ce l'hai fatta Carlo Corbaioni. Sì, l'ho trovato alla stadera. Sì. Oh, è fantastico. Dov'è adesso? È tornato con te? Eloquenza 38%. Bill mi ha chiesto di dirti che sta bene, ma per ora non può tornare. E gli potremmo dire tante cose, bugie, dire che è stato spiaccicato, ucciso, finché alla fine sviene. Il personaggio di Millie non è cosciente, è una gag molto divertente, ma questa non ci dà i 6 steampack. Perciò diciamole, Bill mi... So che sta bene, e questa è l'unica cosa che conta. Grazie per il tuo aiuto. Dirò agli altri che Bill è in salvo. Prendi questi steampack, sono tutto quello che ho. Addio. Ci dà 6 steampack che ci fanno comodo, cazzo. Adesso che dobbiamo combattere nell'arena e dopo tutti quelli che abbiamo consumato là, hai delle braccia per prendere ste cazzo di 100 sbarre di merda da infilasse su per il culo. Vabbè, si torna a parlare con Midea. E adesso arriva Mussolini, arriva Benito. Arriva. Io mi fumo quasi quasi una sigaretta, visto che. Però non sta bene fumare mentre uno fa video, però a sto punto siamo qua, siamo a metà, siamo alla fine del gameplay. La gente non arriva fino a qui in fondo. E per cui... Casa dopo. Parliamo. Bene, appena in tempo. Ashur ha radunato tutti al piazzale. Dicono che aprirà l'arena. Sarebbe un'occasione perfetta per noi. Mi carica prima di combattere nell'arena. Arena, prima che mi muova, mi devi spiegare il piano. È semplicissimo. Ogni tanto Ashur apre la sua arena. Qualsiasi schiavo può scegliere di combattere contro i gladiatori. Se vinci, otterrai la tua libertà. Inoltre, potrai parlare con Ashur. È l'unico modo per uno schiavo di parlargli direttamente. Tu combatti, vinci, parli con Ashur e infine prendi la cura. E me la concederà così facilmente? Non proprio. Werner ha un piano di distrazione. Non abbiamo costruito queste armi per nulla. Quando incontrerai Ashur, sarai abbastanza vicino alla cura per afferrarla. Prendila e portala da lui. Ora andiamo ad ascoltare il discorso di Ashur. Saranno guai se le guardie ci scovano qui dentro. In realtà io ammazzo tutti, per cui frego la corazza di Ashur direttamente dal cadavere di Ashur. Andiamo, e c'è il discorsone di piazza. Mi avvicino a Midea. Ti porto buone notizie. Ecco. Siamo all'alba di una nuova epoca d'oro. Dove gli altri sopravvivono, noi prosperiamo. Io vi ho saputo guidare. Ma è stato grazie all'impegno di tutti voi che ora tutto il mondo ci invidia. Sembra il discorso di... Ma prima di tutto, ci invidiano le battaglie vinte nella nostra guerra per la libertà. Perché sì, la libertà è quello a cui tutti aspiriamo! Celebrare la nostra lotta, vi chiedo, onesti lavoratori, chi di voi si sente pronto per combattere per la propria libertà? Ma dovresti candidarti al PD? Lei, abbiamo una volontaria. Questa donna combatterà... Altro che Matteo Renzi. Su, via, Ashur. Ma hai almeno intenzione di mandarci... Signora, sei portatrice non solo del sogno di Dedenzio... Che casino quei dialoghi! Ma anche del sogno di tutti noi di vivere in un mondo voi migliore e senza dolore. È lei che organizza i combattimenti. Ok, dice Midea di parlare con Phaedra. Quello là è Ashur, come vedete, come non vedete forse. C'ha una corazza atomica tribale sborona che la fotteremo. E l'altra corazza tribale è quella che ci dà più 15 ai punti azione. Ed è quella che mi interessa, è quella che ci viene data consegnando le ultime 10 sbarre d'acciaio a Everett. Poi c'è il cappello della gente, ma è in un'altra zona, scassinando una cassaforte strana in un palazzo pieno di trogloditi. Lo prendo perché è un oggetto unico del Pit e lo voglio dare a Caronte. Caronte ha tra gli attributi armi leggere più 5. Armi leggere, quindi il cappello gli aumenta di più 5, il cappello dà più 5 alle armi leggere, il cappello della gente aumenta praticamente il danno di Caronte, credo, ma aumenta il danno di Caronte.
Vabbè, dobbiamo parlare con una tipa che ci fa entrare nell'arena. E sta qua. Sta qua. Questa si chiama Spettro. E quindi tu saresti quel coglione che si è iscritto ai combattimenti nella fossa? Allora inizia a scendere. Phaedra ti sta aspettando. Grazie per il coglione. Sì, so io. Sono il coglione. Vabbè, scendo. Stiamo attenti alle radiazioni, se ce l'abbiamo a livelli un po' altini, perché sono alte, circa più 7-8 al secondo nei combattimenti della fossa, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Che ci fai qua, schiavo? Non dirmi che vuoi arrenderti, culo pallido. Come mi iscrivo? Non ci si iscrive. Tu mi dici che vuoi combattere, io organizzo un incontro, tu muori e io vado avanti con gli altri imbecilli che si presentano. Allora, sei dentro? Dai, la morte è di certo meglio della tua vita, o no? Voglio combattere nell'arena. Qual è il regolamento dell'arena? È molto semplice. Quando si aprono i cancelli, voi combattete. Vince l'ultimo sopravvissuto. Certo, all'apertura dei cancelli entrano in gioco i barili di rifiuti tossici. Uccidi i tuoi avversari prima di morire da avvelenamento da radiazioni. Stai alla larga da quei barili e cerca di toccarli il meno possibile. Voglio combattere nell'arena. Ah sì? Vuoi proprio andare a morire? Sì, iscrivimi ad una battaglia. Ok, perfetto. Ne ho uno che inizia tra poco. Oppure puoi anche prenderti del tempo per prepararti. Decidi tu. Contro chi dovrò combattere? Ti butteremo laggiù con un gruppo di altri schiavi che pensano di potercela fare. Combatterete fino all'ultimo sangue. L'ultimo a rimanere in vita avrà la possibilità di andare avanti. Sicuramente non sarai. Grazie. Andiamo. Pronti? Allora vai. Allora, mi curo dalle radiazioni con i Radix, perché qua se muore secreta proprio delle radiazioni, ma pesantemente. Radaway. Ok, diminuisce il livello di radiazioni. Siamo a livello basso, però con le bombe la nostra abilità esplosivi più 20% dovremo cavarcela per i primi nemici. E poi abbiamo la corazza che ci dà armatura ordigno più 10, esplosivi più 10. Per i primi nemici comunque dovrebbe bastare la perforatrice. Sono semplicemente... Combatteranno! Moriranno! È tutto questo per voi! Per farvi divertire! Allora... Senza fare l'iperemotivo come più dai pai, li accoppo, li spappolo. Carneficina più 5 e tutto il resto sono cose che ci sono servite. E ne rimane in piedi solo uno! Solo uno! Oh, amici! Che combattimento fantastico! Dove arriverà questo schiavo? Vedete, si può giocare senza fare versetti da checca. Senza fare versetti da checca, come fanno più dai Pai e altri. Vorrei vederli ad affrontare queste situazioni al cardiopalma. Ci vuole sangue freddo, altro che... Parliamo. Wow, fantastico schiavo. Quelli erano davvero tosti. Sembra che tu abbia della stoffa. C'ho le mani che mi tremano. Non mi porterei la testa. Sono sicura che Ashur ha in serbo qualcosa di molto speciale. Ecco, tieni, questo è per le radiazioni. Divertiti finché puoi. Torna quando ti sentirai in forma per il combattimento finale. Ci cura da tutte le radiazioni. Possiamo bere la fontana per curarci anche la salute. E poi parlare di nuovo con Phaedra per il prossimo combattimento. Per il prossimo combattimento io consiglio di usare lo Psycho che aumenta i danni di più 25. Ovviamente io sono così fortunato da non possedere neanche uno Psycho. Non ne ho trovato neanche uno. Vabbè, parliamo con Phaedra. Ancora forse ce n'è qualcuno qui in giro. Vuoi ancora, eh? Sono pronta a combattere. Non mi affiderei alla fortuna questa volta. Stavolta non puoi sgarrare, ricordatelo.
Contro chi dovrò combattere? Ashur dice che vuole aiutarti, quindi ti ha messo con i fratelli Baird. Sono dei gran bastardi. Dicono che siano quasi allo stadio di trogloditi. Ma sono certa che me la caverò. Sì, sono sicura. Andiamo. Ecco, così mi piace. Partiamo se su. Se c'è un punto dove posso morire è questo. Guardiamo cosa c'è qui. Radix. Forbici, siringa vuota. Cioè, neanche uno psycho neanche a pagarlo. Nell'armadietto? No. Vabbè, andiamo come siamo, siamo. Se c'è un posto dove muoio è questo. Scopriamo se il nuovo arrivo riuscirà a cavarsela contro dei veri combattenti! Liberateli! Che la lotta abbia inizio! Subito bombe contro quello che ha l'artiglio d'Etco. Quindi John Bear. Non ci posso credere. Merda. Un attimo i punti azione e poi secco anche gratis. E ce l'ho fatta solo grazie a voi. I fratelli Bear sono morti? Stupefacente! Questo nuovo arrivo promette bene, amici! Rubo il l'artiglio Deathclaw al cadavere di John. Se lo trovo, ecco. C'ha un guanto da Deathclaw e altre 4 granate. Non male un guanto da Deathclaw, non male. Ci serve anche magari contro Ashur, perché Ashur ha una corazza forte. E l'artiglio Deathclaw ignora la difesa della corazza. Per quello l'ho attaccato subito. Meglio che guardare degli Non male, smerigliatore del cazzo, non male. I fratelli Bear sono dei bei pezzi di merda duri. Ancora un combattimento e avrai la libertà. Però se fossi in te non ci crederei troppo. Fatti questa iniezione per le radiazioni. Torna quando ti sentirai in forma per il combattimento finale. Per il combattimento finale c'è uno forte che ha una gran corazza e che ha come arma praticamente la versione non unica della perforatrice. E ci fa male. Io gli butto 3 bombe subito con lo psycho. Se avete lo psycho usatelo e poi sganciategli 3 bombe in faccia. Ancora tu? Ne vuoi ancora, eh? Perché poi a questo livello sono pronto a combattere. Questo sarà il tuo ultimo combattimento, schiavo. Ancora uno e non ti parlerò mai più. Siamo pronti? Contro chi dovrò combattere? Tu ti batterai con Lilly. È uno dei pochi che vince nella fossa. C'è sempre stato solo... cosa? 3? Adora il sangue. Ma purtroppo per te ha un'arma molto potente con sé. Secondo i miei calcoli, questa sarebbe l'ultima volta che parliamo. Lilly Gruber, andiamo. Ecco, così mi piace. Partiamo subito. Certo che a livello 9 affrontare sta gente, tutto perché sono avido di corazze. Finora imbattuto nella fossa, Gruber non ha ancora incontrato rivali alla sua altezza. Cazzo. Uso allora la medicina X. Che non ce l'ho. E allora uso il jet. Perché
perché forse mi ricaricava un attimo i punti azione. Comunque l'ho ucciso. Via, dai, culo. Elmo in metallo. Infiltrato, ecco la versione normale della perforatrice. Usciamo perché le radiazioni. E Gruber cade! Gruber cade! Il campione è a terra! Una nuova schiava si alza dal fango per unirsi a noi! Diamole il benvenuto! Se l'è meritato! I terribili combattimenti della fossa ti hanno temprato, ora sei più resistente ai danni e alle radiazioni. Praticamente una perk che mi dà più resistenze al danno e alle radiazioni. Comunque scappo! E ce l'ho fatta! Complimenti! Ce l'ho fatta! Conosci bene l'arte del raccatto dei rifiuti? Benissimo. Ashur desidera incontrarti. Le guardie saranno informate e ti faranno passare. Vabbè, ce l'ho fatta. Non sono arrivato a livello 10, però ce l'ho fatta. Allora, adesso mi curo. Posso fare qualcosa per lei? Ah, adesso mi rispetta. Mi curo. Alla fontanella. E poi basta. E poi sto gameplay finisce qui. Nel prossimo vedrete la seconda parte del pit. Poi uscirò dal pit. E buona. Dopodiché penso che andrò ad Anchorage. Perché completato Anchorage ti viene data l'abilità, l'addestramento per l'armatura atomica che mi consentirà di indossare le corazze che avrò ottenuto, tra cui la tribale di Ashur. Comunque non dimenticate che qui vi ridanno il vostro equipaggiamento. Ora abbiamo peso 240 su 260, se avessimo avuto tutto il nostro equipaggiamento dietro a questo punto avremmo avuto troppa roba, avremmo dovuto buttare via qualcosa, e ciò è male. Apro l'armadietto dove non c'è un cazzo a parte tante mine, ci vengono ridati tutti i nostri steampack e tutta la nostra roba, facciamo pure prendi tutto. Ah, ok, ho troppo carico e non posso correre, comunque 270 su 260, ho 10 in più, vabbè non è tantissimo, basterà buttare per terra qualche oggetto tipo il non so, una spada, sti tirapugni del cazzo, insomma non siamo messi male. Salvo qui nuovo salvataggio e sta partita finisce qui. Sì, finisce qui. Alla prossima, gente, alla prossima.